Ricordare, testimoniare, meditare, ma accanto al senso di sconforto e alla pena sconfinata per gli orrori della Shoah, per il presidente Mattarella dobbiamo capire come le tossine letali del razzismo e dell'antisemitismo si siano diffuse, alimentate da pulsioni antistoriche e antiscientifiche, da pregiudizi, da conformismi. Dopo le tante testimonianze nel Salone dei Corazzieri, il Capo dello Stato passa in rassegna una lunga catena con molti anelli e molte responsabilità. Le leggi razziali del 38 in Italia, Hitler e Mussolini con il loro consenso, il comandante di Auschwitz, Rudolf Hoss, compiaciuto della sua cieca obbedienza al Führer. Nomi e volti precisi per comprendere una grave e spaventosa involuzione della storia. Dare un nome e un volto alle potenze oscure, ai criminali che hanno scatenato la guerra e causato la morte di milioni di persone, significa smitizzare la cupa e sanguinosa stagione del nazifascismo. Il valore della memoria è questo per Mattarella, impegnarci per poter dire mai più. Un impegno che oggi ci unisce e ci interpella, ma è più a un mondo dominato dalla violenza, dalla sopraffazione, dal razzismo, dal culto della personalità, dalle aggressioni, dalla guerra. Abbiamo come guida i principi della nostra Costituzione, che sono la radicale negazione del sistema e dell'ideologia perversa di Auschwitz e che ci aiutano a non abbassare la guardia. Principi che oggi purtroppo vediamo minacciati nel mondo da sanguinose guerre di aggressione, da repressioni ottuse ed esecuzioni sommarie, da riemergere in modo preoccupante, alimentato dall'uso distorto dei social, dell'antisemitismo, dell'intolleranza e del razzismo e del negazionismo, che del razzismo è la forma più subdola e insidiosa.